Ciao, ecco un altro tutorial dedicato alla doppia presa con ribaltamento. In questo caso vi farò vedere una tecnica abbastanza avanzata che è l'unione di due idee di grandi cartomaghi del passato, Ken Krenzel e Derek Dingle. Ora vediamo un altro metodo per eseguire una doppia presa con ribaltamento. In questo caso vi farò vedere una tecnica molto avanzata e molto illusiva e apparentemente naturale. È l'unione di due doppie prese, l'idea su due doppie prese, una di Ken Krenzel e una di Derek Dingle. Quello che andremo a simulare sarà lo spostamento di una carta con conseguente ribaltamento. Quindi simuleremo questo. Ricordatevelo, dovete cercare di simulare questo movimento. In che modo? Nella doppia presa di Ken Krenzel e Derek Dingle, in realtà si sollevano due carte con l'anulare sull'angolo esterno sinistro o destro per i destri, ovviamente. È molto difficile eseguire questa operazione con fluidità e a un ritmo naturale. Quindi io preferisco eseguire questa doppia presa partendo sempre da un break nell'angolo interno. Quindi partiamo con un break sotto due carte, il pollice è sopra al dorso delle carte, quindi apparentemente noi sposteremo la carta e la gireremo. In realtà avviciniamo la mano, l'anulare contatta l'angolo esterno sinistro, nel mio caso che sono mancino, delle due carte e usando la base del pollice come fulcro le sposta. Questo è quello che succederà. Però ricordate, noi abbiamo il pollice sopra, la mano viene girata, simuleremo lo spostamento del pollice, ma in realtà sarà appunto l'anulare a spostare le due carte. Una volta arrivati in questa posizione, il pollice e l'indice afferrano il lato lungo, la mano si gira faccia in alto, girando le due carte. Finiamo il ribaltamento semplicemente girando a pagina di libro le due carte. Ve lo faccio rivedere. Quindi break sotto due carte, pollice sopra, l'anulare afferra, sposta mentre sembra che sia il pollice, afferriamo, giriamo e rigiriamo. Ve lo faccio vedere a velocità normale. Ancora una cosa, c'è chi si trova meglio a farlo con l'anulare, c'è chi si trova meglio a farlo col medio. Ovviamente dovete solo provare. Quindi l'ultima volta a velocità normale, ricordatevi c'è un break, veniamo, giriamo e rigiriamo. Ed eccoci ai suggerimenti per eseguire al meglio questa doppia presa. L'unica cosa importante per renderla illusiva è sincronizzare i movimenti delle due mani. Quindi, da quando abbiamo il break, pollice sopra, appena la mano sinistra, nel mio caso ricordatevi sono mancino, si avvicina, il pollice simula lo spostamento della carta e poi finiamo la doppia presa. Altro errore tipico da evitare, perché crea una situazione di non naturalezza, è evitare questa cosa. Spostiamo la carta fino a fuori il mazzo, la giriamo usando la base del pollice. Questo, come potete notare, ve lo faccio a una velocità normale, è totalmente innaturale. Invece, in questo modo, la doppia è molto più naturale.